stata la terra dei fuochi e un momento difficilissimo per la provincia di Caserta, ma non solo per l'intera regione Campania. Adesso si pensa ad andare avanti, ad un rilancio. Quali sono le proposte di Lega Ambiente? Beh, innanzitutto noi siamo ancora molto attenti perché la terra dei fuochi purtroppo nel fenomeno, nei problemi connessi sono stati ancora risolti. Tra l'altro proprio recentemente abbiamo dovuto un po' rimarcare questo atteggiamento pure divaricante tra il governo centrale e la regione. Insomma, noi chiediamo che ci sia grande rigore nella soluzione di quel problema che coinvolge ancora migliaia di persone, si riferisce alla salute non solo del territorio ma anche dei cittadini, degli abitanti di quei luoghi. Naturalmente però bisogna avere una visione per andare oltre, per fare in modo che la buona terra conquisti, contamini quella cattiva e non viceversa. È necessario però puntare decisamente sull'agricoltura, sulle eccellenze della nostra agricoltura. Tra l'altro credo che come per il turismo anche per l'agricoltura parlarne al singolare oramai è un po' datato, nel senso che oggi noi dobbiamo parlare di agricolture, perché l'agricoltura, oltre a una funzione produttiva propriamente detta, naturalmente svolge una serie di altre funzioni, quella una sociale, ma anche di salvaguardia del territorio, della biodiversità, è un argine al dissesto idrogeologico e sempre di più si va affermando come un elemento di crescita, di sviluppo del nostro paese. Naturalmente il binomio agricoltura-ambiente è scontatissimo, però negli anni non è stato così. Oggi invece soprattutto la nostra associazione dell'ambiente sta lavorando molto ad un'alleanza con i produttori delle eccellenze, ma anche chi in questi anni ostinatamente si è fermato e ha difeso il territorio. Erano minoranze, la loro voce era inascoltata e a volte erano costretti a scontrarsi anche pericolosamente con le forze in campo della malavita. Oggi invece anche forse per il fenomeno mediatico che ha riguardato la terra dei fuochi, questo sta cambiando, per cui è il momento opportuno per premere sull'accelerazione di un recupero integrale dell'agricoltura. Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo lanciato una campagna che si chiama La Campania, la terra dei cuochi. Abbiamo realizzato un libro di ricette, ma quel libro è l'espressione proprio di una collaborazione con i produttori, con gli chef stellati o meno, con le popolazioni e con quanti vogliono lasciarsi alle spalle, senza trascurarlo però, questo triste fenomeno dell'abbandono e dell'incendio dei rifiuti in una zona limitata ma importante della nostra regione.